Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24 delle 19:30 in apertura. Ieri è stato un fine settimana importante e anche pacifico per le proteste che vanno avanti da più di 2 mesi ad Hong Kong. Migliaia di persone si sono radunate ad Victoria Park rinnovando l'appello alle dimissioni della governatrice Lam, chiedendo anche elezioni democratiche con suffragio universale ed un'indagine indipendente sui metodi brutali usati dalla polizia. Di contro, per il momento, la Cina non interviene con la forza per evitare uno spargimento di sangue, così come era avvenuto in quel giugno dell'89 a piazza Tiananmen. Ovviamente molto è cambiato, ma ovviamente non si ricorrerà all'uso della forza. Andiamo avanti, occupiamoci adesso di Salento. Sono cominciati i lavori di montaggio del megapalco di Melpignano, dal quale sabato prossimo ci sarà l'attesissima notte della Taranta. Si sta realizzando l'imponente struttura in acciaio. Tra l'altro sarà una serata che comincerà già nella giornata di domani con il primo appuntamento che vedrà protagonista il Palazzo dei Quartieri con lo spettacolo teatrale Puppe di Pane. Poi sabato il concertone che sarà trasmesso da principali emittenti nazionali e regionali. Andiamo di nuovo all'estero, dove i militari israeliani hanno ucciso nel weekend 3 palestinesi alla barriera del confine che divide la striscia di Gaza. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato che un gruppo di uomini armati e sospetti era stato avvistato vicino al confine ed hanno sparato. Dopo settimane di calma, i militanti palestinesi dunque hanno ripreso gli attacchi contro Israele. Adesso occupiamoci di raccolta differenziata che sta andando avanti più o meno bene per quanto concerne la Puglia, in modo particolare nella zona della Bat ed Adandria. Per i dettagli, news24.7. Restano i problemi dell'impiantistica, restano le preoccupazioni per gli aumenti della tassa specifica, restano i dubbi sulla chiusura complessiva del ciclo dei rifiuti. Parliamo ovviamente di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che nei primi 6 mesi dell'anno 2019 ha visto in Puglia un buon aumento delle percentuali, con tante eccellenze e diverse criticità. Il dato in regione, con dati rilevati sino a giugno, si attesta al 44% di raccolta differenziata. Sale ancora la provincia di Lecce, migliora Taranto, stabile il Barese e qualche accenno di risalita c'è anche nella Bat. Resta più staccata la provincia di Foggia, soprattutto nei comuni più grandi. In particolare nella Bat è sempre l'Aro 2, quello con Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola, a primeggiare, giungendo al 59,68% di raccolta differenziata contro il 52,61% dell'Aro 1, che vede Barletta, Bicelli e Trani, ed il 39,20% dell'Aro 3, di recentissima costituzione, con i comuni dell'Ofantino indecisa risalita. Nello specifico la palma di miglior comune Riciclone per Barletta nella stessa provincia pugliese, che trascina l'intera provincia con un costante 70% in leggerissima flessione rispetto al 2018. E Canosa poi ad inseguire con il 63,72% nei primi 6 mesi dell'anno, anche qui in leggera flessione ma sempre costantemente nei pressi del fatidico scalone del 65%. Chi scende è anche Biceglie, che tuttavia si attesta al 60,79%, mentre a seguire vi è la città di Andria, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 ed attestata sul 58,69%. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio prosegue il ritiro precampionato a San Giovanni Rotondo dell'Audace Cerignola. Intanto oggi è partita la campagna abbonamenti per la nuova stagione 2019-2020, che si preannuncia particolarmente importante, così come è nelle intenzioni del presidente dell'Audace, Nicola Grieco, che chiede uno sforzo ai tifosi dopo essere rimasto alla guida della società in attesa degli sviluppi giudiziari della stessa Audace davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Fa ancora una volta appello al senso di responsabilità dei tifosi e di riempire in massa lo stadio per l'inizio della stagione. È tutto per questa edizione serale di Speciale News Web 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata. A domani.